qua con la terza parte dei video dedicati all'inizio della mia dieta SDM e mi raccomando seguitemi così mi date anche voi la forza e se c'è qualcuno che la sta facendo in questo momento scriviamoci un po' di ricettine che insomma magari qualche idea non fa mai male. Allora, come mi organizzo io? Allora, io prendo un bellissimo foglio, eccolo qua, mi scrivo che cosa devo comprare. Mi scrivo proprio esattamente tutto, faccio partendo dalla colazione, così so che non mi dimentico qualche pasto, perché non è che posso mangiare, diciamo, due insalate di pollo, una colazione, una cena. La insalata di pollo a colazione non è proprio il massimo. Quindi mi prendo il mio bel catalogo, che è questo qui, e mi scrivo 3 pro croc al cacao, quindi mi faccio in una confezione di pro croc al cacao, che è questa, che sono i biscotti che io mangio a colazione. Adesso l'apro davanti a voi. Ecco qua i biscotti che ci sono dentro. Questo per farvi vedere che non sono poi pochissimi, vi assicuro che sono sazianti. Io me ne lascio 3 e li mangio anche magari dopo un paio d'ore perché faccio colazione molto presto al mattino e quindi magari dopo che ho accompagnato la bimba all'asilo arrivo a lavoro, sono già passate 3 ore dalla colazione, per cui io magari ho un buco, me ne mangio 2 e sono a posto, me li mangio magari col caffè quando vado al bar. Quindi qua ce ne sono 4, quindi io mi scrivo 4 per 3, 12. Mi scrivo le colazioni che voglio. Un'altra colazione che a me piace sono i frullini con le gocce di cioccolato. Allora, non so se magari qualcuno di voi ha già fatto la dieta come me anni fa, però io vi posso assicurare che le cose sono cambiate molto, perché all'inizio erano molto duri e poco friabili. Adesso invece sono molto buoni, talmente buoni che i miei figli dicono: "Mamma, mi dai quelle cose tue da mangiare?". No! E, però gliele ho fatte assaggiare perché comunque insomma non è che fanno male, ecco, ripeto, la qualità è eccelsa, per cui ecco, non loro lo usano solo per assaggiare. E alla fine la trovo anche una cosa carina perché così loro vedono che la mamma mangia cose buone, anche se mangia cose differenti. Ecco, questi sono due frullini, quindi vedete che sono due frullini ma sono grandi. E comunque le cose SDM hanno un effetto molto saziante, quindi uno dice no, ma solo due biscotti, vi assicuro che sono sufficienti. Ieri ho mangiato i frullini alle mandorle a merenda nel tè ed erano buonissimi, sono uguali a questi, però sono alle mandorle. Ecco, diciamo che questa di solito, cioè tra questi tre si muove la mia colazione. Nel catalogo troverete anche dei simboli. Ecco, troverete i simboli a cui dovete stare attenti, perché c'è o un punto esclamativo all'interno di un triangolo oppure un semaforo. Questi simboli indicano il fatto che voi non potete mangiare più di due alimenti a seconda della categoria, quindi non più di un punto esclamativo e non più di un semaforo nella giornata. Questo perché o contengono più, tra virgolette, zuccheri, fatemi passare il termine perché non sono un medico, quindi insomma comunque non va bene mangiarne due, oppure contengono troppe proteine come la pasta. Quindi la pasta, che è un altro mio piatto, diciamo, preferito, che mi piace preparare con tutte le verdurine dentro, cremine di cavolo, cremina di zucchine, poi ci metti i pomodorini sopra. Ieri sera me la sono fatta con radicchio di Treviso ed era buonissima. È questa qua. Allora adesso non vi spaventate perché è poca. Cioè, vedendola così, veramente dice: "No, ma io non muoio mangiando quella roba lì". Eccola qua. Allora, questi sono i fusilli e adesso vi faccio vedere le tagliatelle. Allora, io personalmente preferisco le tagliatelle perché secondo me, come si suol dire, nel piatto rendono un po' di più. Però io vi dico che, eccolo qua, è chiaro che bollita, no, cioè non può mangiare solo questa. Però con delle ricettine, appunto arricchendo con verdure, tagliate, sminuzzate, una cremina di base, chiaramente un goccio di olio d'oliva e con qualche spezia, è veramente gustosa. C'è chi non tollera la pasta perché comunque ha un gusto diverso. Premetto che io la pasta non la mangio quasi mai, per cui insomma neanche diciamo la pasta normale, per cui tutto sommato questa mi dà anche un effetto diciamo liberatorio perché posso mangiarmi la pasta in pace senza pensare che sto ingrassando. Un'altra cosa che a me piace è il risotto. Allora io lo prendo sia ai funghi che il risotto ai gamberetti. Poi è chiaro che questa vaschetta è pochina, adesso ve la faccio vedere, quindi voi sostanzialmente dovete pensare questo, ma io mangio solo quello? No, dovete arricchire sempre tutto quanto questo che mangiate con altre verdure. Come si prepara il risotto? Ecco qua, questo è il risottino, io lo metto in un piatto, ho
o in una terrina, si deve mettere l'acqua calda, lasciare a riposo, mi pare, per un tot di minuti, forse una ventina di minuti, non ricordo neanche perché tanto io lo metto a bagno e mentre preparo da mangiare per i bambini, quindi insomma forse sì, sarà una ventina di minuti, sì, 20 minuti esatto, ok, vi ho detto una cosa corretta e poi lo mangio. Allora, nel risotto con i gamberetti di solito mi faccio una crema di zucchine e delle zucchine a vapore tagliate a pezzetti e lo arricchisco. Per quanto riguarda quello di funghi, di solito mi faccio degli altri funghetti da mettere sopra e anche lì posso abbinare un'altra crema che stia bene col sapore dei funghi. Quindi, voglio dire, dovete sempre arricchire per crearvi un bel piattone. Una cosa nuova che ho trovato in questo catalogo sono i würstel. Ve li faccio vedere, mi hanno incuriosito. Eccoli qua, non sono neanche pochi. Questa è un pranzo, una cena, voglio dire, eh. O una merenda, se volete mangiarvi i würstel a merenda, non mi pare che i würstel abbiano limitazioni. Vediamo se hanno un semaforo. Questo perché vado a controllare? Perché comunque, per dire, i wafer che ci sono nel catalogo, ma io non ho ordinato, hanno il semaforo. Quindi, siccome hanno il semaforo anche le barrette, io non posso mangiare la barretta a colazione e il wafer a merenda, devo stare attenta, motivo per cui io per colazione mi prendo i Pro Croc e i biscotti, perché quelli il semaforo non ce l'hanno e neanche il punto esclamativo, anzi il punto esclamativo hanno le barrette e i wafer, quindi bisogna stare attenti. Allora, vediamo subito i würstel, dovete sempre tenere a portata di mano il catalogo, i würstel non hanno limitazioni, quindi volendo, se io mi voglio mangiare a pranzo i würstel, mi piacciono tantissimo e me li voglio mangiare anche a merenda o la sera, me li posso tranquillamente mangiare. Quindi ecco, questa è una cosa che non avevo, non mi ricordavo. Ci sono tantissime altre cose, sono buoni anche gli snack al formaggio, le noccioline di soia, io ho assaggiato ormai praticamente tutto. Le focaccine, allora le focaccine io le prendo perché ne tengo sempre due o tre di scorta. Sono già pronte, vedete come sono, eccola qua, questa è l'origano, c'è anche il pomodoro, a me piace più l'origano, ma è buono anche il pomodoro. Sono non morbidissime, ma se scaldate diventano un po' più morbide, comunque morbide, insomma, come se fosse pane, più saporito. Vado al bar, magari io me la porto al lavoro, vado al bar, mi faccio fare l'insalata, chiaramente senza carote, senza cipolle, insomma, vabbè, ormai lo sanno, insalata verde, e magari con qualche funghetto fresco se ce l'hanno, e mi mangio la mia focaccina d'accompagnamento. Non è pane, quindi è molto più saziante, e so che io ho dato l'apporto proteico al mio corpo. Cosa vi posso far vedere qua? Ah, questa è stata una scoperta. Le ho mangiate stamattina per la prima volta. Sono i, come si dice, macaron al gusto di cocco e ci sono anche al cioccolato. Allora, questa è una porzione, sono tantissimi perché io stamattina li ho messi nel tè ed erano veramente tanti da finire. Quindi questa è una porzione. Potete portarvela in borsa, dai, è comodissima. Cioè, io, chi mi dice mamma mia, devo fare la dieta, io dico guarda, come se DM non ce n'è, perché vi dà la possibilità di avere tutto comodo, anche andando a lavorare. Io sono una mamma che lavora, è fuori coi bambini, sono al parco, mi butto questo in borsa, mi butto una barretta, mentre loro giocano, la mangio, do la merenda a loro, la faccio io, quindi non cambia niente. Un'altra cosa che volevo farvi vedere sono queste, vabbè, queste sono della specie di budini, sono della linea gluten free, ma comunque sono budini al cioccolato normali, e questi mi piace mangiarli perché siccome il sabato e la domenica sera magari i bambini gli do qualcosa di diverso, così un dolcino, ma anche perché il weekend si sta tutti insieme, insomma anche per convivialità, allora io il mio dolce, così sono a posto. E un'altra cosa che volevo mostrarvi sono le caramelle. Non sottovalutate queste caramelle, perché durante la dieta SDM voi non potete masticare gomme, caramelle, neanche quelle senza zucchero. Queste mentine saranno la vostra salvezza, perché comunque ogni tanto c'è bisogno di, ci si sente magari la bocca un po' amara, o comunque anche dopo, che ne so, quando parlo al telefono tanto al lavoro, magari bevo l'acqua e dico vorrei qualcosa. Ecco, queste caramelle veramente mi salvano. Ce le ho sempre in borsa, tra l'altro le utilizzo sempre perché sono buone. Sono delle pastiglione grandi così, io le spacco in quattro e me le metto nei contenitori tipo delle pastiglie della gola. E perché sono enormi, quindi diciamo che un tubetto vi dura tantissimo, ne basta veramente un pezzettino microscopico. Ogni tanto Claudio, per mangiarsele, mi dice: mamma, mi dai la tua caramella che mi sento l'alito brutto. In realtà non è che magari si sente l'alito brutto, è che vuole la mia caramella, quindi magari gliene spezzo un pezzettino e gliela do anche. Ecco, e vediamo un po', qua ci sono i macarons al cioccolato, che sono comunque come quelli lì
Era per farvi vedere più che altro la quantità, perché io era questa la cosa che mi, diciamo, mi interessava di più. Vedete che è un bel sacchettino. Ogni pasto è sempre diviso, diciamo, ogni unità è sempre divisa, quindi voi sapete che all'interno della confezione questa è un'unità di pranzo, di cena, di colazione, di merenda, di quello che volete. Sul catalogo è scritto tutto. Quindi sul catalogo trovate in ogni confezione ci sono tre pasti, quindi di tutti questi elementi voi potete sapere cosa avete all'interno. Una cosa buonissima che non vedo l'ora di assaggiare, eccole qua, adesso voi ditemi in quale dieta ci sono le patatine. Una ragazza che mi segue sulla mia pagina Facebook mi ha scritto che sono buonissime. Io non vedo l'ora di assaggiarle, siccome hanno però una limitazione, perché hanno punto esclamativo come i macaron, siccome io stamattina mi sono mangiate i biscotti al cioccolato, le patatine aspettano domani al cocco, le patatine aspettano domani. Ecco, vabbè, è chiaro, no? Uno deve fare una scelta, stamattina volevo assaggiare assolutamente questi biscotti al cocco, io adoro il cocco, poi col cioccolato sotto. Ecco. Penso di avervi detto, diciamo, tutto. Ci sono tantissime cose, ci sono le barrette, ci sono addirittura le caramelle. Una cosa che vi devo assolutamente mostrare, aspettate un secondo che la prendo perché mi sono dimenticata. Questa qui mi è stata consigliata sempre da una persona che mi segue ed è la crema Nocciolite. Allora, avete presente quando avete quella voglia di qualcosa di buono? Vorreste un Ferrero Rocher, ma non potete perché siete in SDM. Ecco qua. Allora, praticamente è Nutella, morbidissima, vi giuro, buonissima. Questa non va ad incidere nella dieta. Quindi io me ne smangio un cucchiaino, diciamo un cucchiaone, un cucchiaino raso e mi dà proprio quella sensazione di dire ah, ho mangiato qualcosa di dolce. E comunque non va ad incidere nella dieta, vi rende, diciamo, più soddisfatti della giornata. Ecco, c'è poco da fare. A me piace mangiare, per cui quello è, non è che io sono una che si tira indietro. Comunque c'è il latte coi cornflakes, che non ho mai mangiato, insomma, perché a me non fanno impazzire. Ci sono anche delle bibite calde, tipo c'è il cappuccino, la cioccolata, il tè al gusto di pesca, ci sono tantissime bottigliette già preparate tipo un milkshake, per cui se uno è fuori, magari è sportivo, si beve questa cosa qua e poi si va a fare una bella passeggiata. A proposito dell'attività sportiva, è chiaro, inutile che ve lo dica, che un po' di attività sportiva è sempre consigliata. A me dicono sempre tutti, basta che vai a camminare un po' al giorno. Il mio problema è trovare il tempo per fare quella camminata un po' al giorno, però insomma, andando incontro alla bella stagione, sicuramente si è più agevolati a fare una bella passeggiata. E tra gli extra, quindi come la crema Nocciolite, le caramelle e il latte, esiste anche il ketchup, delle salse al gusto tipo salsa carbonara, vinaigrette, la salsa al gusto di caramello, ci sono anche le confetture. Io non amo le fette biscottate, però volendo ci sono le fette biscottate SDM e ci potete mettere la confettura sopra, cioè sia di fragole che di albicocche, oppure potete anche mettere la crema al cioccolato. Alla fine del catalogo trovate diciamo, gli alimenti della transizione, che sono leggermente diversi. E le tagliatelle anche sono molto buone e anche le sfogliatelle che prenderete alla fine, quindi quando siete in quella fase di riequilibrio del corpo agli alimenti normali. Poi trovate anche altri due tipi di alimenti che fanno parte sì, di alimenti integrativi che fanno parte della, diciamo, della ritmo nutrizione e sono quelli di cui vi parlavo, cioè le barrette, per esempio, per chi ha un po' di sbalzi d'umore. E ci sono anche degli alimenti, il cappuccino e le barrette, per chi ha gli attacchi di fame. A me per fortuna non succede, in SDM io fame non ce l'ho, per cui non ho problemi. E spero di proseguire in questi video. Mia volontà sarebbe quella di farvi anche delle ricettine, vediamo se ci riesco. Comunque seguitemi nel mio canale YouTube, seguitemi sulla pagina Facebook, perché comunque spessissimo metterò. Visto che la sto facendo, quindi mi è anche facile fotografare e scrivervi che cosa ho fatto in quella ricetta. Ecco, sappiate che non è facile, che non, cioè non dico a nessuno che la dieta SDM è facile,
Però è una dieta dove vedi i risultati, dove mangi cose buone, quindi anche il gusto non ne risente, piuttosto che mangiare tante schifezze, bibitoni, eccetera, eccetera. E io ho fatto di tutto, quindi conosco benissimo ormai tutta la gamma di cose che vi possono proporre. E quindi insomma, ecco, adesso sono così e spero che tra qualche tempo mi vedrete diversa e che mi scriverete: "Wow, ho visto i tuoi primi video, si vede che sei dimagrita." E io sono sicura che sarà così. Ciao ciao!